Buongiorno dai canali social di Per Sempre Napoli con il format 11 minuti con. Oggi l'ospite è il notista di politica Luigi Roano, giornalista del Mattino. Ciao Luigi. Ciao Renato, buongiorno a tutti i nostri video ascoltatori. Sì, Luigi, allora, ieri c'è stato il Consiglio Comunale. Il primo, diciamo, dal vivo, se così possiamo dire, che si è svolto nella sala dei baroni del prestigioso monumento Maschio Angioino. Che cosa è accaduto ieri e che novità ci sono? Allora, quello che intanto la solennità della Sala dei Baroni speravo e speravamo tutti noi napoletani potesse invogliare i nostri eletti del popolo a varare un qualche cosa di unitario per quello che riguarda il futuro di tutti noi napoletani, ma tutto ciò non è accaduto. La sostanza è che sono stati 10 ore, 11 ore quasi a ragionare su di un documento unitario, era la premessa per poi proseguire la seduta e approvare alcune delibere importanti, tra cui il finanziamento del Parco della Marinella che è saltato per l'ennesima volta. Ebbene, questo documento unitario sostanzialmente non era un documento politico, ma era una sorta di vademecum per il sindaco per cercare di arrivare al governo e fare delle richieste per i napoletani. Ci hanno lavorato molto, devo dire. Dopo 11 ore, però, arrivano in aula Matteo Brambilla del Movimento 5 Stelle o Legge, si alza uno dei fedelissimi del sindaco, il Paese de Pace, e sostanzialmente lo boccia. Da lì nasce e si fa una frittata, le opposizioni, soprattutto la Lega con Enzo Moretto, poi Fratelli d'Italia, gli stessi del Movimento 5 Stelle, abbandonano l'aula e così 11 ore di lavori, collegamenti in fumo. Ieri una giornata buttata via. E questo testimonia però che cosa? E ti cedo subito la parola. Il sindaco Luigi De Magistris non ha una maggioranza perché senza il sostegno delle opposizioni, qualunque esse siano, lui non può andare avanti. Quindi o trovano un accordo, oppure credo che sarà un'agonia, credo abbastanza lunga, del sindaco come figura politica, ma a noi interessa soprattutto la città, l'amministrazione della città. Ecco quello che è successo lì. Questa è la foto plastica di quello che è la situazione. Sì, senti, questa andata dal notaio, quindi raccolta di firme per questa mozione di sfiducia da parte dell'opposizione, già in pratica, a quanto ho capito, sollecitata da Forza Italia, già trova degli ostacoli, perché fra poco girerà, o se è già girato questo documento fatto da, o post meglio su Facebook fatto da consigliere comunale Diego Venanzoni, che ieri ha sancito il passaggio ufficiale dal PD insieme all'Alessia Quaglietta Si è nella dimezzato città. il PD, perde 2 su 5. Come? Si è dimezzato il PD, Sì, perde si è 2 su 5. dimezzato, e poi valuteremo anche questa cosa. Certo. Diciamo quindi. I primi ostacoli ci sono, è come se, cioè, il consigliere Venanzoni parla di fuga in avanti da parte di Stanislao Lanzotti di Forza Italia, come se non avessero concordato, diciamo, una linea guida da seguire. Tu che ne pensi? Guarda, io penso che in questo momento qua nessuno, ma proprio nessuno, ha voglia di andare al voto, almeno fino alle regionali. Venanzoni fa bene a rilanciare questa cosa qua, perché se non c'è unità delle opposizioni, difficilmente si potrà arrivare alla raccolta di 21 firme. Ricordiamolo, si scioglie perché si dimetterebbero i consiglieri. Quindi non ci sarebbe la mozione di sfiducia in aula, il ragionamento politico, ma con le dimissioni di 21 consiglieri, cioè la maggioranza del Consiglio Comunale, il sindaco andrebbe a casa perché si scioglierebbe il Consiglio Comunale. Sì. Guarda, Renato, io credo che in questo momento qua, come dicevo, nessuno vuole andare a votare. È Stanislao Landozzi, il segretario cittadino di Forza Italia, il consigliere comunale, che ha fatto questa iniziativa, tra l'altro che pure lui condiziona all'accettazione da parte del sindaco di una serie di opzioni di Forza Italia. È un po' il gioco delle tre carte, non è una questione che riguarda Diego Venanzoni, un politico navigato di lungo corso e anche intelligente, ci mancherebbe. Il tema è che anche nel PD, che lui ha subito lasciato, Anello Esposito, il capogruppo, ha detto: io non firmerò mai
una mozione del centrodestra. Se la formulano tutte le opposizioni, io sarò il primo a firmarlo. Ma se le opposizioni sono anche di centrodestra, è come dire, non si firmerà mai la mozione. Ecco, però credo che se la sollecitazione di Venanzoni è quella di creare una sorta di comitato di salute pubblica per la città, in questo momento afflitta dalla crisi economica derivata dal Covid, possa essere presa in considerazione. Mi auguro che possa trovare riscontro soprattutto nella maggioranza, visto che ieri le prove ci sono state, poi sono miseramente fallite perché si è alzato Salvatore Pace, che è pure un preside, insomma, e alla fine ha distrutto un lavoro di 11 ore. Ecco, io auspico da napoletano per la mia città che. È brutto dire comitato di salute pubblica perché è una dizione antica, però il punto è questo: il sindaco no, così non ha i numeri per governare. Quindi, o lo fanno tutti assieme e fanno un programma di fine consigliatura, o si arrivi almeno alle regionali e poi si vede, oppure siamo destinati. Ieri non è riuscito a finanziare il parco della Marinella, tra poco non si riusciranno a fare i documenti di bilancio che servono per mandare avanti i contratti di servizio di tutte le aziende partecipate. Parliamo di Napoli Servizi, parliamo dei trasporti, parliamo dei rifiuti. Quindi avremo nei prossimi 60 giorni, perché si tratta di votare questo documento di bilancio a fine luglio, la paralisi totale e completa della città. Senti, Senti. prima hai fatto un passaggio molto rapido e veloce, però volevo approfondire. Il PD che si dimezza, cioè nel senso che forza può avere all'interno del Consiglio Comunale, all'interno dell'opposizione? Ecco, questa è una delle domande che si dovrebbero porre molti, soprattutto quelli del PD, negli ultimi 10 anni. Negli ultimi 10 anni, fatta eccezione per il presidente De Luca, che viaggia per conto suo, sta nel Partito Democratico, ma viaggia per conto suo da sempre, anche quando è stato eletto sindaco di Salerno, è stato eletto come De Luca e non come PD. Poi dopo si è accodato il PD. Loro o riescono a fuggire veramente da forza, se vogliono essere la forza predominante, la forza trainante. Devono costituirsi come forza che però unisce e non divide. Oggi, pochi minuti fa, il segretario regionale ha annunziato, credo in soccorso di Marco Sarracino, il giovane segretario cittadino del PD, ha lanciato una ciambella di salvataggio a proposito di fughe in avanti. No, ha detto: io riunirò di qui a poco il tavolo degli alleati per le regionali. Però così non significa niente. Chi ci partecipa a questo tavolo? Chi inviterai a questo tavolo? Perché abbiamo visto in questi giorni che alla fine la stessa sinistra non c'è. Il sindaco oggi ha ribadito che non ci sarà, non farà mai l'appoggio a De Luca. Alla fine ci sta una velleità da parte del PD che non è suffragata dai fatti, e però è plasticamente disegnata nel Consiglio Comunale, dove due consiglieri come Diego Venanzoni e come Alessia Guaglietta, che non sono gli ultimi arrivati, hanno preso cappello e sono andati. Sono andati, tra l'altro, una formazione che dovrebbe essere alleata del PD, ma che è soprattutto espressione del presidente De Luca, che tu ricorderai bene, Renato, che segue i lavori del Consiglio Comunale, fondata da David Lebbro e all'epoca dal professore Pasquino, e quella è proprio quello è un pezzo di De Luca nel Consiglio Comunale. Quindi anche questo è il segnale che va registrato per capire poi dove si va a parare. Sì, senti, allora Luigi, noi siamo in chiusura. Una battuta sulle dichiarazioni del sindaco De Magistris sì, se mi sfiduciano, se il Consiglio Comunale mi sfiducia, io volerò per le regionali, cioè nel senso avrò vita facile nelle elezioni per le regionali. E questo, perciò ti dicevo, questo è anche qui, che cosa si evidenzia? Che ciascuno pensa al proprio orticello. Il tema è Napoli e i napoletani. De Magistris lancia segnale, perché De Luca, te lo posso assicurare, il PD e tutta la sinistra, tutto vogliono tranne avere De Magistris, tra virgolette, tra i piedi nelle elezioni regionali, perché il sindaco vanta ancora una forza, sicuramente non per diventare presidente della regione, ma è altrettanto sicuro che se si candidasse verso il lato del centro-sinistra toglierebbe voti fondamentali per la vittoria finale di De Luca. Però il tema è proprio questo, che ognuno pensa al proprio orticello. Il sindaco dice: se mi mandate a casa, io mi candido alle regionali, e fa il dispetto al PD, a De Luca, ponendosi come terzo, quarto incomodo. Dal Consiglio Comunale replicano non approvando il documento unitario. Tutti, ma proprio tutti, dimenticano che stanno parlando di 1 milione di persone della terza città d'Italia, di una città che fino a 3 mesi fa, in un modo o in un altro, grazie soprattutto
alla creatività dei napoletani, agli imprenditori del turismo, era decollata e stava andando in orbita in un settore fondamentale per l'economia. Perfetto, allora Luigi, io ti ringrazio, puntuale e preciso come sempre, un'analisi Grazie. abbastanza diciamo, intrisa di concetti e quindi ti ringraziamo e ti rinnovo ovviamente questo appuntamento settimanale per la settimana prossima, troveremo sicuramente di che cosa parlare, Oh, ma ne sono certo. Lunedì assolutamente. ci sarà un altro consiglio comunale. Chissà in settimana quale altre cose si diranno De Luca e De Magistris. Ci saranno i tavoli, insomma, ci sarà di che divertirci. Diciamo che in linea di massima c'è il caos politico. Vabbè, ma Ah, noi ci siamo sì. abituati. Noi siamo abituati ed Perfetto. è così. Sintesi precisa, caro Renato. Perfetto. Allora, ti rinnovo i saluti e ti ringrazio. Ciao Luigi Roano. Arrivederci a tutti, grazie e a presto Renato, ci incontriamo per il nostro caffè magari già domani. Perfetto. Ciao. Ciao, 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 ciao.